Ma chi è borderline? Com'è nelle relazioni sentimentali? Avrei preferito non farlo questo video perché mi autosaboto, però lo faccio lo stesso per informazione. Come abbiamo visto nel video precedente, noi persone borderline sentiamo o troppo o niente. È un po' come bianco o nero, non esistono sfumature. Noi possiamo innamorarci di qualcuno in un secondo, ma quell'innamorarsi in realtà è ossessione. Perché sì, noi possiamo essere molto ossessionati verso un oggetto, una persona, un qualsiasi cosa che ci dia un punto di riferimento. Le persone con questo disturbo infatti tendono ad essere molto gelose, talvolta ossessive. Possiamo farvi una scenata per una qualsiasi cazzata e poi pentircene e chiedervi scusa mille volte per i 4 giorni seguenti. Possiamo amarvi il giorno prima e il giorno dopo non sentire più niente. Infatti è comune tra noi persone cambiare spesso partner. Ma non perché l'altra persona è sbagliata in questo caso, ma perché siamo noi che ci sentiamo inadeguati e non soddisfatti dell'amore che ci viene dato. Abbiamo un costante bisogno di amore, affetto e attenzioni. E se non ci vengono date abbastanza, come noi vogliamo, cosa impossibile, perché in realtà vogliamo qualcosa che non esiste. Cioè, noi cerchiamo ma non c'è niente. Quindi mi spiego meglio. Non potrà mai esistere qualcuno che ci soddisfi al 100% perché in primis siamo noi insoddisfatti di noi stessi. Quindi ci potrebbero essere addirittura scenate di gelosia soltanto perché magari il mio partner ha risposto al buongiorno della sua amica con un buongiorno. Per non parlare della paura di essere traditi. Perché come ho detto prima, sentendoci inadeguati, pensiamo che ci sarà sempre qualcuno migliore di noi. E quindi siamo perfettamente rimpiazzabili. Queste sono le nostre paranoie nelle relazioni. Ma a parte il fatto che noi soffriamo tantissimo durante una relazione, c'è anche qualcosa di positivo. Sappiamo amarvi a livelli veramente, ma veramente estremi. Difficilmente siamo noi a lasciare. Facciamo di tutto nonostante le nostre problematiche, che purtroppo sono molto difficili per noi da controllare durante la relazione, per farvi sentire a vostro agio. Ma certe volte le problematiche diventano talmente forti per entrambi che uno dei due molla ed è sempre la persona non malata. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma ho finito il tempo. Se avete domande, risponderò.